Facevi un segno con la mano. Affronteremo il problema dei beni confiscati alla camorra. La provincia di Napoli è in campo sotto questo aspetto nella lotta alle mafie da molti anni. Abbiamo qui con noi il direttore del Consorzio Sole, la dottoressa Lucia Rea, che dall'inizio di questo cammino si occupa di questo tema. Dottoressa, che cos'è il Consorzio? Come nasce e che cosa fa? Consorzio Sole. Oh, dunque, il Consorzio Sole in realtà non è altro che un ente locale, è un insieme di comuni, attualmente sono 25 comuni che lottano insieme con l'aiuto della prefettura, delle forze dell'ordine, della magistratura, lottano per riutilizzare quei beni confiscati alle mafie che sono lì a morire e diventano diroccati, diventano inutilizzati. La camorra rappresenta purtroppo ancora una piaga, un cancro che aggredisce il tessuto economico del nostro territorio. Gli inquirenti ritengono che uno dei mezzi attraverso cui si combatte in maniera più decisa questo fenomeno è senza dubbio la confisca dei beni. Abbiamo cercato con questo nostro viaggio di mettere a fuoco quelli che possono essere i problemi che in qualche modo ostacolano il reale riutilizzo di questi beni da parte delle comunità. Sequestrare il patrimonio è importante, ma non trovare uno Stato valido che non faccia rimpiangere l'antistato che è stato spogliato del bene, credo che sia il vero traguardo da portare avanti per gli uomini dello Stato. Diciamo che l'obiettivo principale del Consorzio è questo. Innanzitutto per noi il colpo inferto alla criminalità è la riutilizzazione, perché fino a quando un bene confiscato dopo tanto lavoro viene lasciato lì abbandonato e magari ancora abitato dai parenti del boss, quello è un segnale negativo, lo Stato ha perso. Il segnale tangibile della vittoria dello Stato è quando il bene viene riutilizzato, cioè dove c'era la camorra oggi ci sono i giovani. Attraverso il Consorzio Sole, il consorzio di cui è capofila, la provincia di Napoli svolge ormai da anni un'azione determinante nel riutilizzo dei beni confiscati ai clan camorristici, insieme con gli altri 25 comuni che aderiscono all'ente. La dottoressa Rea è il dirigente della direzione Carità e Sicurezza della provincia ed è anche il direttore del Consorzio Sole. Insieme a lei abbiamo provato a ripercorrere il cammino che ormai da anni la provincia compie per far sì che questi beni vengano in sostanza restituiti alle comunità. Fanno attività fisioterapica nella vasca della piscina dell'ex camorrista al quale è stato confiscato il bene. È una bella piscina, conviene andarci proprio per vederla da vicino. Il risultato raggiunto, proprio vederlo è una cosa fantastica per me. Ti senti bene le braccia e batti per le gambe sott'acqua, vai. E Barbara non sapeva, cioè aveva paura dell'acqua, infatti adesso un paio di mesi è cambiata. Man mano facciamo superare la paura ai bambini. Io sono uno di quei giudici che fa il sequestro dei beni che oggi vediamo qui alle nostre spalle, poi la confisca e alla fine vengono destinati. Ci vuole tempo, ci vuole molto tempo e purtroppo non sono impegnati abbastanza risorse. Il problema vero in questo settore della lotta alla camorra, alla mafia, è che molto si parla ma non sempre c'è un impegno adeguato di mezzi uomini. Io sono semplicemente commosso oggi se mi dà questa possibilità, perché ho sempre visto sulle carte questi beni, ho impiegato anche notti per scrivere provvedimenti per confiscare beni come questo. Per la prima volta lo vedo destinato
e so che qui ci nuotano dei disabili. Il giudice della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, il dottor Francesco Menditto, ci ha accompagnato nel viaggio che abbiamo compiuto all'interno della Villa Matura, ex Villa Rea. La commozione che lui ha espresso ai nostri microfoni ci ha colpiti profondamente, ci ha colpiti tutti. Gli abbiamo chiesto di raccontarci quali sono i problemi che pure si incontrano dalla fase del sequestro a quella della confisca definitiva del bene. Lui ci ha risposto in una maniera molto semplice: servono più uomini e mezzi. Io vorrei che si facesse di più per avere tanti di questi beni affinché siano utilizzati poi per fini sociali. Presidente, ma a livello umano, cioè, che effetto le fa? Credo che un segnale di grande serietà, soprattutto chi vuole combattere la camorra, soprattutto perché credo che sul piano della legalità bisogna costruire insieme al progetto solo altri progetti e bisogna mettere in condizione, diciamo, anche i comuni di partecipare a queste iniziative. Il bene che è situato sul suo comune è il fiore all'occhiello dell'attività congiunta degli enti che attraverso la provincia e il consorzio riescono con difficoltà a riutilizzare questi beni. Ma con difficoltà perché il problema è sempre la copertura finanziaria. Credo che è stato un problema fin dall'inizio, perché il bene veniva sottratto, poi non poteva essere utilizzato perché mancavano i fondi per una ristrutturazione, tant'è che il consiglio regionale si fece carico di una legge. Però nell'ultimo periodo, grazie ad un'azione pressante del direttore del Consorzio Sole, si è riusciti a drenare un po' di finanziamenti che hanno consentito una ristrutturazione di questo bene e quindi l'utilizzo dello stesso. Si lavora molto sui beni confiscati, si confiscano ma sì, si destinano poco. Questo è il grosso museo problema. Dei beni confiscati, sì. E anzi qui a Napoli, grazie alla provincia, grazie staff, molte, si riesce a grazie. Farlo in qualche credo modo. Grazie. I carabinieri ci hanno messo a disposizione le macchine per andare a riprendere le due caserme che sono state fatte nel bene confiscato, uno di Sant'Antimo e l'altro, detto un altro comune, Qualiano. Il consorzio ha come beni conferiti circa 20 beni. Questo è un altro problema, perché di questi 20 beni noi riusciamo a riutilizzarne soltanto pochi, ma voglio dire, a livello nazionale il rapporto è 20 su 200. Il punto vero è che su molti beni ci sono reali problemi di cui un sindaco non si può accollare. Questo stabile era abitato dagli affiliati del clan che erano a guardia del boss. Oggi è sede della Guardia di Finanza. Che cosa è cambiato, colonnello Migliozzi? È cambiato praticamente tutto, nel senso che è stata restituita alla fruibilità del cittadino una struttura che ovviamente era stata realizzata con i proventi di attività illecite. La confisca dei beni è determinante, perché l'arresto è importante, togliere, mettere le mani al portafoglio è veramente significativo e pesante. Il sequestro e la successiva confisca di beni assume inoltre anche una grande valenza simbolica, perché è il segnale più concreto per le comunità che sono afflitte da problemi di presenze mafiose dell'autorità, del riaffermarsi dell'autorità dello Stato, che così si riappropria di tutto quanto a queste stesse comunità è stato tolto con la consumazione di crimini, con la violenza e con ogni altra forma di delitto. Io credo che la confisca, anche se mi rendo conto che è banale sottolinearlo, però la confisca è importante perché dà due colpi, dà il colpo alla tasca e il colpo all'immagine. L'immobile che è davanti a voi era un bene confiscato al clan Puca e attualmente vi risiedono i familiari dei carabinieri.
L'anno di confisca non me lo ricordo, grosso modo no. Diciamo prima sicuramente che facessi il sindaco, è una eredità piacevole che ho trovato. Dovrebbe venire un centro diurno disabili. Abbiamo già fatto il piano, abbiamo portato in giunta. Credo che tra poco partiremo proprio con l'apertura di questo centro diurno disabili. Ho portato questa notizia anche agli altri sindaci dell'ambito per estenderla, quindi per come dire, comunicare e quindi condividere con loro questa scelta fondamentale del Comune di Sant'Angelo. Sapete, siamo il capofila dell'ambito Napoli 5 e quindi siamo quelli che si interessano di più di sociale. Questa è la prima delle cose che faremo per il sociale. Io ho incontrato persone, sindaci, amministratori a cui sta molto a cuore il riutilizzo. E ahimè, devo dire, ho incontrato altre persone a cui riutilizzo non sta per niente a cuore. Non sempre c'è una grande apertura verso questo tipo di realtà. Tant'è che nel consorzio attualmente noi abbiamo ancora 25 comuni, non abbiamo ancora tutti i comuni della provincia. E anche di questo, diciamo, il presidente attuale vuole occuparsi, nel senso che vuole fare un invito più ampio a tutti i comuni. Oggi hanno aderito 25 comuni. Bisogna far sì che altri comuni conoscono veramente che cos'è il progetto solo, perché credo che molti comuni non sanno nemmeno che esiste, che cosa significa. Allora io con la dottoressa Re abbiamo deciso insieme alla struttura di organizzare un incontro con gli altri sindaci che hanno aderito a questo progetto. Il presidente della provincia si è impegnato a contattare tutti gli altri sindaci delle città, dei comuni che ancora non aderiscono al consorzio. Naturalmente tutti insieme si costituisce un argine più forte nella lotta alla camorra. Un bene confiscato o è un problema perché non ci sono soldi per recuperarlo, o è un problema perché vi abita ancora la camorra, o è un problema perché effettivamente non si vuole affrontare il problema della camorra attraverso il bene confiscato, che spesso ha carattere di pericolosità. Perché se un sindaco viene isolato e si intestardisce nel voler riutilizzare un bene e cacciare via la gente, può diventare un pericolo. Mentre se lo fa il consorzio, è come se lo facessero 25 comuni, è come se lo facesse la prefettura, è come se lo facessero le forze dell'ordine. Siamo una squadra ampia. Abbiamo avuto la trasformazione di molti sindaci che all'inizio erano più ostili, più diffidenti, forse anche più preoccupati. Oggi invece il consorzio è diventato per loro anche un aiuto rispetto all'argomento, che non è semplice, del trattamento del dato del bene confiscato. I beni che vengono confiscati alle organizzazioni camorristiche sono tanti. Purtroppo solo una piccola parte riesce in realtà a tornare nella disponibilità delle comunità amministrate, della cittadinanza. Cosa potrebbe fare oggi lo Stato per favorire il passaggio dei beni alle comunità? Per noi che operiamo, come dire, in modo empirico sul territorio, noi riteniamo intanto una riorganizzazione della materia legislativa. Noi abbiamo, come dicevo prima, delle straordinarie leggi in materia di beni confiscati, ma adesso bisogna fare il punto, bisogna unirli in un testo unico, perché ce ne sono troppe e spesso confliggenti. Stiamo realizzando prima di tutto un progetto che consenta, attraverso un software specifico, di poter avere una percezione e una utilizzabilità di tutte le informazioni che attengono alle numerosissime procedure per la riutilizzazione dei beni. Poi evidentemente lo Stato si deve preoccupare di snellire le procedure che vanno, soprattutto quelle che vanno dalla confisca al riutilizzo, e poi evidentemente mettere a disposizione più fondi per il riutilizzo di questi beni che già esistono, perché ogni giorno diventano sempre più vecchi e più difficili da recuperare. Io credo che, per aver visto le foto degli immobili realizzati, ottimamente comparati a come erano e a come sono, credo che non si possa che esprimere un plauso significativo e reale a quello che è stato fatto.